Grande fratello Alessio Falsone e Perla Vatiero scontro dopo la puntata volano, gli stracci e le urla. Come spesso vi diciamo al Grande Fratello, le cose più interessanti non succedono durante la diretta, ma dopo la diretta, quando si regolano letteralmente i conti. E anche questa volta è andata in questa maniera. Durante la puntata Alessio Falsone è stato di nuovo al centro delle polemiche per il piede sbattuto riferito a Perla Vatiero. Un gesto che la stessa salernitana non ha assolutamente gradito e già in settimana aveva palesato i primi dubbi nei confronti di Alessio Falsone e ad interrogarsi sul loro rapporto di amicizia. Poi da studio ieri sera Mirko Brunetti ha fatto comprendere chiaramente che non si deve fidare di Alessio e ha detto che è troppo ingenua. Quindi Alfonso Signorini ha mostrato a Perla l'intervista che la sorella Loana ha rilasciato a Fanpage, nella quale di fatto ha dato ad Alessio Falsone del pagliaccio. Alessio si è risentito di queste parole della sorella e dopo la puntata ha detto a Perla: ma che asterisco comodo, Perla. Secondo me in quelle cose devi essere netta, devi dire Loana non c'è motivo, mi ha chiamato pagliaccio. Ci rimango male, capisci? Se dicevano a te pagliaccio io avrei detto a mia. Sorella, non preoccuparti che ci penso io. Mi girano le scatole, ma non. Ho detto che è colpa tua. Ma di cosa potevi farmi comodo? La mia responsabilità qual è? Di essere troppo simpatico? Perché di balli non abbiamo fatti, di abbracci non ce ne siamo dati, massaggi non ne abbiamo fatti. Perché con Giuseppe non è accaduto? Lo non ho mai fatto niente nei tuoi confronti, io sono amico così, sono fatto così. Devo sentirmi dire ragiona con la tua testa quando non ho fatto niente? Devo prepararti la colazione e mi dico lo faccio o non la faccio. Capisci? Perla Vatiero non ha sentito ragioni e ha ribattuto. L'approccio nei confronti di Perla non è mai stato diverso, questa cosa. L'abbiamo chiarita e non penso ci sia bisogno di ripeterla a vita. Tu capisci che sei sempre nel Grande Fratello? Capisci anche le mie reazioni e il mio stress da cosa dipende? A te non sta mai bene come una persona risponde. Sono delle domande che uno si fa, me lo sono chiesta anche io se tu ti sei avvicinato perché sono un personaggio forte, ti conosco da 20 giorni, poi che io mi fido perché vedo alcuni dettagli, tu devi notare le risposte che io do lì. L'ho detto che mi dispiace per alcuni atteggiamenti tuoi, però io non posso dire di avere dei dubbi sul bene che mi vuoi e te l'ho detto anche a te ieri quando abbiamo chiacchierato i miei dubbi. Tu pensi che con Giuseppe queste cose non sono successe? Anche di lui Mirko mi diceva di non fidarmi, perché lo faceva per gioco, poi non so perché con te viene presa in modo un po' più seria. Tu te la prendi tanto. Lo mi sono sentita felice quando è iniziata la cosa con Anita perché ho detto finalmente posso vivere questa amicizia senza che nessuno alluda a niente. Simona Tagli, sentiti i toni che si erano alzati, è intervenuta a sua volta contro Alessio dicendogli: intanto asterisco non glielo dici perché è una ragazza e non ti permetti, non è una tua amica e non dicono le parole